movimento Magnaghi è il movimento dei transition towns, delle città in transizione, che è nato in Inghilterra dall'amico Rob Hopkins, che i cittadini di un posto, di un quartiere, di un villaggio, di una città, di una regione, si riuniscono e decidono come andiamo a affrontare le sfide che sono davanti a noi. Il cambiamento climatico, se una regione dove è vicino il mare, dove si vede il mare che si alza poco a poco, si dice, ma come andiamo a fare quando l'acqua viene a casa, eccetera. Poi come faremo quando non ci sarà più petrolio, che il nostro cibo che viene dall'altra parte del mondo, perché mangiamo della carne, ma come è fatto, per esempio, gli olandesi hanno un sacco di mucche, ma come se mucche non sono nutrite dalla Olandia, sono nutrite dalla soia che viene dalla Thailandia, dal Brasile, ci vuole 7 volte la superficie della Olandia per nutrire gli animali che sono sul posto. Allora, se non c'è più il petrolio, se non c'è la soia, non c'è più le mucche, non c'è più la carne. E dobbiamo prendere coscienza di questa interdipendenza, e recuperare l'autonomia non è una cosa così facile, perché anche si può avere il pollo, ma se il pollo è nutrito con delle cose che sono fatte, dei grani che vengono del mais, del Messico, eccetera, allora si deve riappropriarsi di tutta la catena, non solo il finale, ma tutta la catena. E poi c'è l'energia, naturalmente, avere l'autonomia. E l'autonomia energetica, e questo è un grande, grande problema, perché sicuramente non è un cambiamento radicale, perché abbiamo un consumo di energia che è insostenibile. E potremmo vivere bene con un consumo di energia 10 volte meno, ma solo che si deve riorganizzare tutta la vita, e anche questo è tutta una catena. Allora non c'è una ricetta miracolosa, tocca ai cittadini di prendere il loro futuro a mano. La cosa importante è di essere coscienti che se non lo facciamo sarà una catastrofe, che è possibile farlo, che possiamo farlo nel nostro piccolo a diverse scale, naturalmente non possiamo rifare tutto il mondo da nostra parte, ma già nel nostro piccolo, e che si deve, in ogni modo, è per questo che ho intitolato il mio libro, primo libro, La scommessa della decrescita. È una scommessa, non c'è, nessuno può garantire che sarà una rivoluzione riuscita, ma vale la pena di tentarla. In ogni modo si deve farlo, non con un masochismo, si deve farlo anche perché si può trovare già facendola la gioia di vivere, anche nel percorso, ça, si deve, non solo la gioia, non è il risultato finale, è già, si trova già nella strada, quando si fa le riunioni, eccetera, che deve essere la convivialità, e deve si trovarla a ogni tappa. Ciao, se lui ha fatto la parte del diavolo, io faccio la parte della strega. Allora, io sono biologa, ho vissuto per tutta la prima parte della mia vita in mezzo ad ambientalisti, scienziati, eccetera, e ho veduto il mondo peggiorare di anno in anno, anche quando queste teorie erano già ben delineate negli anni 70, e ho accarezzato dei dubbi. Quindi io sono qui per portare un linguaggio che non passa né tra gli uomini nell'offesa, ma nemmeno tra gli uomini del rimedio. Mio marito era chimico-fisico e una volta mi ha dato una grande lezione sul piano della materia-energia. C'era una zuccheriera davanti a noi di rame. Noi litigavamo sempre su questioni di scienza, di materia ed energia, e lui mi urlò: ma Lucia, tu non sai che stai scambiando elettroni con questa zuccheriera?
E io per la prima volta ebbi, lì comunque si divise la nostra vita, perché io per la prima volta ebbi la sensazione di non avere privacy nel corpo, cioè di un'appartenenza totale alla vibrazione della vita. Ecco, la fisica, partendo dalla macrofisica, oggi è arrivata a delle raffinatezze incredibili, perché c'è stato un periodo in cui la materia suddivisa era arrivata a essere corpuscolo, e i fisici cominciavano a chiedersi: si tratta di corpuscolo o di onda di vibrazione? C'è un'ultima teoria, la teoria delle stringhe, tenuta molto appartata in questo momento, che dice che tutta la materia energia è fatta da onde di vibrazione. Quindi noi siamo onde di vibrazione, esattamente come mamma terra, esattamente come l'aria, gli animali, le persone, le cose che ci circondano. Ecco, io credo che se non si parte dal concetto di conoscenza, di sapere come siamo costituiti, com'è costituita mamma terra, e dalla riprendersi la completa appartenenza al sistema terra-universo, io non sono new age, non sono femminista, non sono, ho tentato di adoperare la scienza per vivere, e quindi io non credo ai rimedi. Io non credo che se non si ritorna, e non so come, non ho nessuna chiave né nessuna formula, ma se non si torna alla coscienza dell'appartenenza, cioè a sentire nella pancia io sono donna e Pachamama è stranamente donna con me, una delle poche cose sono state donna, Dio è maschile ma la mamma terra è donna, se non si sente nella pancia il dolore. L'altro giorno ai miei nipotini dicevo: noi siamo su una palla che gira in questo universo piena di malessere, ma non solo di malessere della terra, malessere delle persone che non ridano più, quella gioia di cui parlavi, e basta guardare un albero, nella matura c'è a tutti i livelli, siamo noi che abbiamo inventato dolori, lamentazioni, e siamo noi che continuiamo a riperturare, non c'è quello che accade, siamo stati noi tutti, non c'è gli uomini cattivi e gli uomini buoni. Cioè gli uomini, quelli che non hanno coscienza di essere cattivi e quelli che non hanno coscienza di essere buoni. Ma nessuno oggi, nessuno, la formazione è estremamente maschile in questo, sia nella scienza, sia nel condurre le ricerche del rimedio stesso. Ecco, io torno a ripetere che secondo me non c'è rimedio che possa in qualche modo portare guarigione a un sistema così malato, universale, se non ci è una completa coscienza, ripresa di una coscienza di appartenenza a un sistema che, quando un mio stesso pensiero va, anche se non sono l'uomo cattivo, ma se ho dei pensieri, modifico l'ambiente, modifico il sistema, una mia parola, un pensiero, una situazione contribuisce a provocare malessere o benessere a seconda di come io mi gestisco, no? Di come mi gestisco. Non ho su questo nessuna formula, ma non mi sembra che niente di questo mai appaia né negli uomini dell'offesa né negli uomini del rimedio. Grazie. Non c'è da rispondere perché sono totalmente d'accordo, ma c'è da commentare un commentario sul commentario. Diciamo, lei ha totalmente ragione, e che questo sentimento d'appartenenza naturalmente è stato distrutto in Occidente, perché tutti i popoli l'avevano, è stato distrutto in Occidente precisamente per coloro che hanno inventato la scienza moderna. Penso a Cartesio, per esempio, che ha detto: separato la natura umana dalla natura naturata e che hanno creato questa separazione artificiale tra l'uomo maestro e possessore della natura e questa natura. E allora è interessante, ho cercato di sviluppare questo nel libro Uscire dalla società dei consumi, l'introduzione si chiama Il ritorno degli amerindiani, perché precisamente è interessante in questi questi tempi che di fronte alla crisi c'è questo ritorno. Le cose più interessanti per me che si svolgono in America Latina, nei paesi come l'Ecuador,
la Bolivia e ancora di più l'Uruguay con questo bravissimo José Mujica, ma anche nel Chiapas con i neo-zapatisti. E cosa dicono? Perché questo è una parola, è il ritorno di una parola dimenticata dei popoli indigeni, degli amerindiani, che hanno detto quando hanno fatto le nuove costituzioni, sia in Bolivia che in Ecuador, che non vogliamo lo sviluppo, che è una parola occidentale, eccetera, la dominazione della natura, vogliamo sumacosai, che in quechua significa buon vivir, vivere bene, non vivere meglio, vivere bene in armonia con la Pachamama, la terra madre, e che per questo non si deve distruggere l'ambiente, non si deve distruggere le foreste. E questa è una cosa straordinaria, perché da secoli non era una cosa che non si sentiva più. Questo. E sicuramente penso che è l'unica strada per l'umanità per avere un futuro, e che dobbiamo... Naturalmente non siamo sicuri che questa parola sarà sentita, ma almeno loro, nella tutta questa zona dell'America del Sud, penso che si svolge una cosa che può cambiare le cose, e noi possiamo effettivamente ripensare, rimettere in causa tutta la nostra... la nostra tradizione, sì, del rapporto con la natura, modificare il nostro rapporto con la natura. Fabrizio. Buonasera. Deve essere più o meno la terza o quarta volta che io incontro Sergio personalmente, però sono 10 anni che con Sergio ci lavoro, 12 che con Sergio ci lavoro costantemente, cioè tutto quello che Sergio scrive in francese arriva sulla mia scrivania e esce poi dal mio computer in italiano, cioè parole povere, traduco da 12 anni i lavori di Sergio Latouche, dunque credo di poter dire di conoscerlo un po' bene. Ora, Sergio odia la pubblicità. Io adesso faccio un po' di pubblicità, tanto per non sbagliare. Allora, tra un paio di mesi esce l'ultima cosa di Sergio, su cui sto lavorando in questo momento. Sarà interessante perché sono 3 interviste a Latouche che da una parte sono una sintesi del suo percorso intellettuale, dunque in qualche modo è interessante vedere la partenza, insomma, della riflessione di Latouche e l'approdo alla teoria della decrescita, e d'altra parte è una sintesi generale del suo pensiero, un libro molto agile, sono tre interviste, lo pubblica Bollati Boringhieri, se ce la faccio a finirlo per luglio, poi magari a settembre esce anche. Questa è la prima cosa. Poi ci sono un altro paio di librini che io consiglio vivamente, sono gli ultimi 2 che sono usciti, faccio bene, sì. Io non ho diritti d'autore, dunque non ci guadagno niente da questa cosa. Per cui sono 2 libri che vale la pena di leggere, perché uno è molto divertente, che si chiama Usa e getta, spiega con un sacco di esempi anche molto divertenti, il principio dell'obsolescenza programmata. Vi anticipo soltanto questa cosa, che a me ha divertito moltissimo, che praticamente voi dovete sapere che una lampadina, no? Teoricamente non si fulmina mai. Tant'è vero che, oddio me la dici tu Sergio, il paese esatto, in California... A Livermore c'è la caserma dei pompieri che ha celebrato 2 anni fa il centenario della lampadina, perché 100 anni prima avevano avvitato una lampadina nella caserma dei pompieri e dopo 100 anni continuava a fare luce e continua a fare luce, adesso ha 102 anni, una cosa terribile.
Che è successo? È successo che nel 1924, se correggimi, nel 1924, il giorno di Natale del 1924, figuriamoci che cosa dissacrante, tutti i maggiori produttori di lampadine si sono riuniti dove? Ovviamente a Ginevra, in Svizzera, e hanno deciso che insieme, che una lampadina non poteva durare più di 1000 ore, perché altrimenti chiudevano bottega. Da quel punto voi constatate che ogni tanto a casa vostra le lampadine si fulminano. Non sarebbe necessario, è soltanto la decisione di una serie di persone che si sono riunite a Ginevra il giorno di Natale, una cosa brutta, perché non potevano stare a casa a celebrare Natale, no, sono andati, insomma, hanno fatto questa cosa e adesso a voi vi si fulminano le lampadine. Questo è Usa e Getta, è un librino veramente leggero perché è divertente. C'è un secondo libro invece che è un pochino più complesso, che è quello precedente, che si chiama Limite, tradotto da me e pubblicato da Bollati e Boringhieri, che è una cosa un pochino più teorica, ma che dà il senso del nostro condizionamento mentale, l'assenza di limiti, l'illimitatezza è molto interessante perché l'uomo non è solo uomo economico ma è anche uomo prometeico, è l'uomo che non riconosce i limiti, sfida gli dèi e viene punito sostanzialmente, viene punito con la catastrofe. La ibris è una sfida, è un eccesso che poi viene punito. È facile leggere questi libri, sono molto piccoli, agili, si leggono facilmente, ve li consiglio. Non credo ci siano qua, perché ho visto sul tavolo, ma c'è Come sopravvivere allo sviluppo e qualche altra cosa, ma questi qui vi consiglio proprio perché no. Poi vi consiglio di un altro libro splendido, quello è un po' più complicato, se avete un po' più di tempo, un po' più di pazienza, perché Sergio, gliela evitiamo la lettura di questo libro, perché poi dopo aver fatto la pubblicità ti faccio questa domanda, cioè ti tiro la volata in realtà, perché c'è un bellissimo libro teorico di Latouche che si intitola L'invenzione dell'economia. L'invenzione dell'economia è un libro tosto, è un libro insomma difficile, tanto da tradurre e in secondo luogo anche un po' da leggere. Però che è un po' il centro del messaggio di Serge Latouche. L'economia non è nata su un albero, l'economia non è un prodotto naturale, l'economia non è come l'erba, ma l'economia a un certo punto, un certo signor Adam Smith ha deciso che c'era e se l'ha inventata. A un certo punto che è successo? È successo che si è deciso che questa cosa non era stata inventata, ma c'era. E quello che c'è è naturale. Latouche sostiene che bisogna accorgersi che questo non è vero. Non è vero e che dunque è una delle tante invenzioni dell'uomo che come tale può essere sostituita da un'altra invenzione dell'uomo quando quella non va più bene. E se ne trova un'altra che è migliore. Mi fermo qui, ma no, ne dico un'altra. A me piacerebbe che Sergio facesse un piccolo, rispetto a tutti i discorsi sui movimenti, quello che succede, dove andiamo a finire, le cose che cominciano, poi tornano indietro, eccetera. Due parole sul cambiamento di immaginario, che noi latusciani chiamiamo decolonizzazione dell'immaginario, secondo me vale la pena di dirle. Grazie Sergio.
Allora, grazie Fabrizio. Allora c'era prima l'avvocato del diavolo, forse sono il diavolo, allora c'era anche un avvocato del diavolo, ma che era il mio avvocato. Riprendere alcuni commenti, sì, sulla usa e getta, devo dire che non è un'opera molto originale, beh, si legge abbastanza facilmente, ma è fatto dopo un film che forse alcuni hanno visto, che è un bel film di una tedesca che vive a Barcellona, Cosima Danoritzer, che si chiama, in inglese si chiama The Light Bulb Conspiracy, che vuol dire la conspirazione della lampadina, praticamente perché è la storia che ha raccontato Fabrizio. E, non so il titolo in italiano come è uscito in Francia. Obsolescenza programmata. Obsolescenza programmata. Ah sì? In Francia, bon, non mi ricordo più. Prêt à jeter, sì. Era prêt à jeter, pronti a essere buttato. E bon pour la casse, oui, bon pour la casse. Bon. Poi, limiti, quando la Bollati Barbieri mi ha chiesto di fare questa piccola libretta per una collana che si chiama San Pietrini, che sono questi piccoli sassi al medesimo tempo che prendono il nome della piazza San Pietro, ma anche che servono per buttare contro i poliziotti nelle manifestazioni. E allora pensavo che avevo parlato molto dei limiti dell'economia, ecologici, eccetera. Ma finalmente la cosa che ho scoperto, così che ho preso coscienza facendo questo libro, che finalmente tutti questi limiti ecologici, anche geografici, il fatto che il mondo ora siamo condannati, cerchiamo di fuggire il pianeta, ma siamo condannati a vivere su questo pianeta. E l'illimitatezza geografica, ecologica, economica, finalmente tutti sono legati a una cosa che è fondamentale della modernità occidentale, che è l'illimitatezza etica. E penso che la grande Fabrizio ha parlato di Adam Smith, ma prima di Adam Smith il grande, si può dire che il grande cambiamento è stato fatto da Bernard de Mandeville. Bernard de Mandeville, questo filosofo olandese e inglese del XVII secolo, che ha fatto questa famosa favola degli api, dove lui dimostra che i vizi privati fanno la ricchezza pubblica. E lo dimostra bene. E allora la sua lezione è che prima tutti questi moralisti che dicono che si deve controllare i suoi passioni, non cercare di avere troppo potere, di consumare troppo, eccetera, che facevano la morale cristiana, le morali tradizionali, anche Epicuro, l'istoicismo, eccetera, tutto sbagliato, e che porta alla povertà, alla miseria, eccetera, e che si deve liberare le passioni, ciò che Spinoza chiama le passioni triste, l'avidità, l'avidità. E è per questo che ancora oggi alla Bocconi si dice ai giovani, cercate di fare il più profitto possibile, eccetera. L'avidità senza limiti, senza limiti. È illustrato bene per questo film, Le Loup de Wall Street, il lupo di Wall Street. E allora viviamo ancora su questo. Allora, è stato effettivamente teorizzato dopo da Adam Smith nella ricchezza delle nazioni, con la mano invisibile, che non dobbiamo aspettare dalla benevolenza del nostro macellaio, del nostro di altri di avere di fare un buon pranzo, ma solo indirizzando alla loro avidità, che vogliono guadagnare soldi, e se diamo dei soldi, abbiamo un buon pane e basta. Non c'è bisogno di avere dei buoni sentimenti, altruismo, eccetera. No, no.
l'egoismo sacro porta alla felicità pubblica. E fino a un certo punto è vero, ma solo a un fino a un certo punto, perché e di più non c'è una mano invisibile tra l'uomo e la natura. E la natura è naturalmente, soprattutto negli ultimi anni, la natura ha pagato il prezzo, perché è bello, nella nostra società abbiamo a disposo mediamente tra 50 a 150 schiavi, è una cosa bella, i romani più ricchi non l'avevano, 100 a 150 schiavi, che la potenza delle nostre macchine, eccetera. Ma questo è grazie a una cosa che non è rinnovabile, che è il petrolio. Il petrolio è una cosa fantastica. Basta pensare che 30 litri di petrolio nella macchina equivale al lavoro di un operaio a tempo pieno di 3 anni. 3 anni per alcuni euro. È una cosa pazzesca, solo che finirà un giorno, come l'ha detto un esperto del petrolio, Richard Heinberg, in un bellissimo libro che si chiama The Party is Over, la festa è finita, e la festa è nata con il petrolio e finirà con il petrolio, e siamo quasi arrivati, cercano di trovare ancora gli ultimi gocce di petrolio, facendo tutte le cose, distruggendo tutto l'ambiente per trovare il gas di scisto, per trovare queste cose nel fondo degli oceani, ma in ogni modo, se possiamo 5 anni dopo, 5 anni di più, di meno, ma alla fine la quantità di petrolio geologicamente è determinata e non si può fare niente di più. E allora questo là. Questo cambiamento etico dell'Occidente effettivamente poco a poco ha colonizzato il nostro immaginario. Quando si chiama, allora faccio anche io un po' di pubblicità, purtroppo questo libro non l'ha tradotto Fabrizio Lenzoni, è tradotto un altro, non so chi l'ha fatto, ma è Decolonizzare l'immaginario, pubblicato dalle edizioni Missionari Italiani. E lo dico perché in questo momento fanno la seconda edizione con una nuova prefazione che uscirà fra poco. Quando si parla di colonizzazione dell'immaginario, allora il nostro immaginario è stato colonizzato soprattutto dall'economia. È una cosa incredibile, questo ho cercato di farlo capire nel libro L'invenzione dell'economia. Basta pensare che alcuni secoli fa, in Europa e ancora oggi in altre parti del mondo, l'economia non esiste. Non si parla, non si può trovare la parola, non si parla né di teoria economica, ma anche di vita economica. C'è la vita, la gente viveva, ma basta. Senza, l'economia è stata effettivamente inventata, è stata inventata soprattutto con questa svolta etica del XVII secolo di Bernard de Mandeville, Adam Smith, anche se già da Aristotele c'era alcuni semi dell'economia, ma più complicata. Fondamentalmente è con la modernità che l'economicizzazione dell'immaginario che si è prodotto, e dobbiamo uscire da questo. E se questa idea si ritrova in un grande filosofo greco-francese, Cornelius Castoriadis, che ha scritto un bel libro, anche non molto facile da leggere, anche una parte parzialmente pubblicato dalla Bollati Boringhieri, L'istituzione immaginaria della società. E lui mostra come la società si istituta prima di tutto nell'immaginario e poi si realizza concretamente. E questo lui non l'ha sviluppato sul punto dell'istituzione dell'economia, ma si trova in germine nella sua teoria. Per continuare a fare un po' di pubblicità, dico che recentemente ho fatto una collana in Francia prima, poi ora in Italia, sui precursori della decrescita.
Allora i precursori della decrescita si sono dei precursori, naturalmente si vede bene che Illich, Castoriadis precisamente, Jacques Ellul, insomma, i precursori che hanno conosciuto la società della crescita moderna, ma se dietro l'idea di decrescita c'è anche questa filosofia di tutte le culture, più o meno, giusto, che hanno il senso dei limiti, dell'autolimitazione, e allora si trova questa filosofia da Epicuro, ma anche nel stoicismo, nel cinismo, ma anche nella filosofia cinese, nel taoismo, eccetera. Allora cerchiamo di fare uscire degli autori recenti e degli autori più vecchi. In Francia è uscito Ellul, Castoriadis, Epicuro, Lao Tzu, i taoisti, eccetera. In italiano è uscito solo due per il momento, Ellul e Berlinguer, l'austerità rivoluzionaria, che in Francia sarà stato tradotto negli anni 80 come, con la parola, non lo sapevo a questo momento, ma l'ho imparato dopo, con la parola abbondanza frugale. L'idea d'abbondanza frugale viene dall'austerità rivoluzionaria di Berlinguer. E uscirà fra poco, donc in settembre, dalla Yacabook, Castoriadis. Allora lo dico perché Castoriadis, questo libretto su Castoriadis, cioè la metà è la presentazione, la metà sono dei testi scelti. E penso che Castoriadis non è così facile da leggere come il libro L'invenzione dell'economia, che è basata sulla sua filosofia, ma il libretto è molto più facile per introdurre a questo. Il libro su Castoriadis permette di accedere alla sua filosofia e anche di più dopo di coloro che vogliono approfondire, di entrare nell'invenzione dell'economia. Prego. Buongiorno, buonasera. La mia domanda è, io vedo che c'è scritto recuperare l'autonomia, ma secondo lei il mondo occidentale può dare l'autonomia, il mondo occidentale, no? Si può fermare l'avidità del mondo occidentale e dare l'autonomia al terzo mondo, il sud del mondo? E le persone veramente che vengono rubate l'autonomia, se possibile, la vede nel futuro che si può fare? Allora tocca ai paesi del terzo mondo di recuperare la loro autonomia, e effettivamente è una cosa necessaria e non facile. Ho parlato di queste due esperienze della Bolivia e dell'Ecuador. Or, purtroppo in Ecuador si svolge un'evoluzione che è molto, molto problematica, che con la nuova Costituzione Rafael Correa, il presidente, aveva deciso di non sfruttare il petrolio, lasciare il petrolio, soprattutto in un parco indigeno, il parco di Yasumi, avevano avuto l'idea, penso una falsa buona idea, ma l'idea di chiedere agli occidentali di pagare l'equivalente della metà di ciò che lo sfruttamento del petrolio procurerebbe come ricette all'Ecuador, se lo lasceranno nel sottosuolo per non aumentare le emissioni di biossido di carbone, di non incoraggiare il cambiamento climatico. La Germania aveva detto d'accordo per alcuni miliardi, la Francia un po' meno,
poi con la crisi non si è fatto niente e finalmente il presidente ha deciso che contro gli indiani, contro gli amerindiani, di vendere il petrolio alle imprese transnazionali. Allora cosa significa? Che questa strada di recuperare l'autonomia, ma al medesimo tempo che c'era, perché voleva farsi pagare per non sfruttare il petrolio? Potrebbe fare una politica autonoma senza... se il lavoro che deve procurare le cose, non le risorse naturali, sfruttare il petrolio, è perché sono tossicodipendenti del sistema e che anche vogliono al medesimo tempo avere la botte piena e la donna ubriaca, questo che non si può fare come si sa. Allora è una tragedia, perché il risultato è che gli indiani si sono un po' ribellati, ci sono stati dei morti, di qualcosa, e la battaglia non è finita. Bon, speriamo che si farà, ma recuperare l'autonomia non è facile, perché... c'è questa interdipendenza, si vede anche in tutti i paesi che c'è l'oligarchia mondiale, perché oggi non si può più parlare solo dei paesi colonizzatori, c'è una oligarchia mondiale nel quale ci sono della gente di tutti i paesi del mondo, ha degli agenti locali molto potenti, che si vede che non è facile, basta pensare a questa guerra che si svolge sempre nel Chiapas tra il movimento dei neo-zapatisti e il governo del Messico. Sono molto, molto sensibile a questo, perché ho dei legami con questo movimento neo-zapatisti che abbiamo il medesimo simbolo, la chiocciola. Caracol, perché hanno liberato 5 zone che si chiamano 5 caracoles, che sono e che il caracol, che il caracol del Messico è un grande, una conca che è il simbolo della democrazia locale, della democrazia dei villaggi. E come si dice, si svolge sempre una guerra a bassa intensità. E anche dopo 20 anni, perché quest'anno era il 20 compleanno del sollevamento, del fatto che con una cosa straordinaria, dico sempre che se l'umanità ha un futuro, e se nel futuro dell'umanità ci sono degli storici, cioè, due date saranno importanti a imparare ai nostri figli: il 1 gennaio 1994 e aprile 2001. Perché? Perché il 1 gennaio 1994 è a San Cristobal de las Casas nel Chiapas, è arrivato dopo 500 anni un'armata di indiani, che si pensava che tutti gli indiani erano morti, no? Alcuni hanno sopravvissuti e hanno preso, hanno invaso la città. Ma questo non è la cosa importante. La cosa importante è che la prima cosa che ha detto il subcomandante Marcos, che non vogliamo prendere il potere. Allora è una cosa stupenda, perché l'America Latina ha la tradizione delle rivoluzioni, hanno fatto 100, 200 rivoluzioni. Allora, ma hanno imparato, hanno detto, ma queste rivoluzioni erano fatte dai bianchi, con degli indigeni, ma sempre con dei... Questa volta era fatto dai Maya, dai Aztechi, tutto un sacco di gruppi indigeni, e hanno detto non vogliamo prendere il potere, perché sappiamo dall'esperienza, abbiamo imparato che se prendevamo il potere saremmo presi dal potere. Allora questa è una vera rivoluzione nella rivoluzione. Vogliamo solo che il potere rispettasse nostri diritti, i diritti degli indigeni alla terra, che è stata i diritti che sono stati negati per 500 anni, i diritti di rispetto e non sono, allora ci sono hanno fatto degli accordi che
il governo messicano non ha rispettato, e c'è sempre ancora recentemente, ci sono stati dei morti, perché il governo cerca tutte le possibilità per distruggere questa esperienza, cioè questa battaglia a bassa intensità, come dicono. Ma riescono ancora a sopravvivere, a difendere le questioni. E 2001 aprile, perché è la guerra dell'acqua a Cochabamba. Allora anche questo è interessante, perché cosa si è, il governo, un governo quasi fascista della Bolivia, aveva dato i diritti sull'acqua a delle compagnie transnazionali privati, e nordamericani soprattutto, la Bechtel. E il popolo si è ribellato, perché cosa ha fatto la Bechtel? Subito il prezzo dell'acqua è diventato pazzesco, l'acqua che è un dono di Dio, che normalmente non si dovrebbe pagare, e allora in ogni modo non potevano più sopravvivere, perché non potevano più comprare l'acqua, eccetera. Si sono ribellati, ci sono stati dei morti, eccetera. Poi dopo 3 settimane di émeute, di guerra, eccetera, la guerra dell'acqua praticamente, il governo ha capitolato e ha cancellato gli accordi. Era in 2001, e non è la, è, questo era una, un'associazione di diversi momenti, come i cocaleros, i piantatori di coca di Evo Morales, ma altri gruppi indigeni, eccetera, che si chiama, allora tutto si chiama la Coordinadora. La Coordinadora ha deciso di che, anche hanno detto, non vogliamo prendere il potere, come il subcomandante Marcos, vogliamo che il potere, e vogliamo il potere, ha cancellato, abbiamo ottenuto così, questo, poi alcuni anni dopo Evo Morales si è fatto eleggere come presidente contro l'avviso della Coordinadora, e anche questo ha creato dei problemi, che anche ci sono dei problemi. Ma questo è una cosa, penso, molto importante, queste due cose, eventi, che un altro modo di dire, perché si parla delle ricette, non c'è una ricetta, ma un altro modo di pensare la politica, che il potere, penso che il potere è sempre cattivo, non esiste un buon potere, ma il popolo deve avere la forza di controllare, di limitare, di imporre al potere un contropotere. Abbiamo bisogno di avere non prendere il potere, ma fare un contropotere abbastanza forte per farsi rispettare i nostri diritti. Diciamo, telegraficamente, perché anche l'ora incomincia a essere in parte, ha toccato al termine di questo suo intervento Latouche una questione che mi premeva sollevare, insomma. Io credo, non solo i presenti, ma anche in strati della popolazione più ampi, per fortuna, questi temi di cui si è ragionato questa sera incominciano ad essere presenti. Questo fatto però che riscontriamo non trovano spazio nella politica, politicante come l'ha chiamata il professore prima, ma anche nelle decisioni concrete. Siamo tutti per l'acqua pubblica, e poi vediamo che anche qui nelle nostre zone abbiamo grossi problemi. C'è stato un referendum e non viene rispettato il risultato, ma risposte non ce ne sono. Quando facciamo i piani regolatori siamo tutti per l'ambiente, però io non le sento voci contrarie, se non rarissime eccezioni. È perché prevale il richiamo del partito, della parte e magari anche degli interessi personali, perché no? E allora questi temi, io credo che se non diventano veramente fatti teniamo presenti in ogni momento del nostro vivere
rischiano di diventare un atteggiamento mentale individuale che ci serve per magari scaricarci la coscienza. Prendiamo allora nel cosa si consuma, nel prendiamo la mela biologica invece che quell'altra, oppure accorgimenti di questo tipo che però hanno una scarsa incidenza in quella che è la vita quotidiana di tutti i giorni. E io credo che lo scontro, lei parlava di contropotere, qui non si tratta di dare l'assalto al palazzo d'inverno, però io credo che scelte che anche le nostre amministrazioni in queste zone fanno contrarie a questi temi, io non vedo nessuna forma di opposizione e di resistenza. Grazie. Lei ha totalmente ragione, se non basta effettivamente fare un referendum, si deve costruire effettivamente questo contropotere, questa forza per far rispettare le decisioni, questo è il problema, sicuramente. Roberto? E dopo Stefano. Grazie. Io in realtà non volevo fare domande, me la pongo io andando via da qui questa sera, no? È un po' secondo me il limite sempre di questi incontri, perché ci raccontiamo tante belle cose, poi di fatto ci accorgiamo, andiamo via sapendo che abbiamo un sacco di problemi, non ci sono ricette per risolverle. Se io mi bevo un vino della Borgogna, mi sento in colpa. Perché ha viaggiato. So che morirò in modo inglorioso per mia colpa. Francamente lo trovo triste, non ci sono risposte. Io qualche risposta in realtà me la do. Il problema, il professore ha detto bene, l'obiettivo dell'uomo dovrebbe essere per tutti star bene, mangiare bene, bere bene, godere di quello che abbiamo intorno a noi, nella natura e nelle persone. Ha detto giustamente un controsenso, no? Dice trasportare acqua, ci scambiamo acqua, quello è vero, se ci scambiamo un vino non è la stessa cosa, il problema è che cosa ci scambiamo, quindi quello che trasportiamo, in che quantità lo trasportiamo. E soprattutto il vero problema, secondo me, è la fretta, è la velocità. Parlavate prima di terra madre. Vero, terra madre permette a tanta gente di tutto il mondo di ritrovarsi, grazie al petrolio. Ci sentiamo in colpa perché anche loro hanno viaggiato. Credo non sia questo l'approccio. Dovremmo invece pensare che le cose si risolvono soltanto con molto tempo, con tanta pazienza, e credo solo che chi insegna lo può capire, gli altri, ma non per colpa, semplicemente perché è la mancanza dell'allenamento. Noi non spieghiamo bene ai nostri figli il valore della lentezza, è facile dire mangiamo bene, ma quando mangiamo velocemente, quando beviamo velocemente, mi rimase una volta una intervista di Veronelli quando disse che il padre, quando gli avvicinò il primo bicchiere di vino, gli disse bevi lento perché qui c'è la fatica, no? Di una persona. Secondo me è questo il vero limite. Noi non possiamo stare qui a dire accidenti, il mondo va male, siamo colpevoli. È vero, non ci sono risposte, cioè non c'è una ricetta, però possiamo, credo, lavorare nel lungo periodo avendo anche un atteggiamento più sereno in quello che facciamo. Noi ci sentiamo sempre colpevoli di tutto. In realtà credo che mangiare un camembert qui o bere un bicchiere di vino nobile in Bretagna o da qualunque altra parte non sia un limite, è un'opportunità. È sulla quantità invece che concordo col professore. Grazie. Stefano?
cercherò di essere veloce. Però come, quando si comincia così poi si finisce male. No, il concetto, io non ho paura del potere, perché il potere è vero e demoniaco, però da buon etrusco so che con i demoni bisogna averci a che fare. Quindi io dico che quando il potere è lontano dal popolo, il popolo è lontano dal potere. Allora mi riaggancio un po' a quello che sta succedendo anche a livello europeo, cioè il tema del referendum di autonomia locale, no? Secondo me è molto importante quello che sta succedendo in Catalogna, nei Paesi Baschi, in Corsica, dove il movimento indipendentista ultimamente ha fatto delle dichiarazioni di pace, no? Rispetto alle intenzioni di guerra che ci sono state nei decenni passati. Quello che succederà addirittura in Scozia, no? Che è un po' una delle zone dove è nata la modernità. Cioè, in questo momento in Europa si sta ragionando di ritornare a ridistribuire i poteri, se non altro a livello regionale. E questo è molto importante perché soprattutto l'Europa, ma ogni paese del mondo, è una regione più che altro, è una comunità locale, e i poteri in queste comunità locali devono essere ripresi in mano. Questo è secondo me, è stato citato il tema appartenenza, che poi si rifà molto al concetto di cittadinanza. Allora, perché questo è importante, io ultimamente, negli ultimi anni, non mi sento più un cittadino, perché non mi riconosco molto nelle democrature occidentali, però mi sento ancora parte di comunità locali, se non altro i luoghi a cui sono molto legato, più che le persone, perché le persone spesso in una domenica di estate con 30 gradi passano la domenica all'outlet, cosa che ho. La testimonianza di ieri, che, e quindi mi viene da pensare che sì, no, poi vi potrei raccontare, dopo vi racconto in simposio, vi racconto quello che è successo, che è interessante, no? A proposito di potere. Quindi, secondo me, il tema della decrescita felice, o comunque del movimento della decrescita, che ultimamente qualche critico ha definito come reazionario, l'ho letto nei giornali italiani negli ultimi mesi, e in alcuni punti sono d'accordo, infatti l'intervento precedente parlava di questo, cioè il senso di colpa. Io il senso di colpa l'ho superato, non sono più cattolico da un bel pezzo, cristiano forse sto uscendo, e mi riaggancio al tema dell'agricoltura che è stato citato qua. Secondo me la radice del male è proprio quella, cioè è proprio l'agricoltura ci ha allontanato dalla natura.